Avviso a tutti gli studenti! L'autobus per le Olimpiadi della Scienza partirà subito dopo la scuola! Non dimenticate di portare i vostri cervelli! Ehi, Alice! Sei in ritardo di un'ora, eh? Non ho mai perso una lezione! È il giorno più brutto della mia vita! Gravità! Perché mi hai tradito? La gravità non c'entra! Ti ho messo io i pesi dentro le scarpe! E perché mi hai fatto questo? Per i 500 punti della sfida, fai uno scherzo ad un'amica! Eccoli! Divertente, eh? Frullato? Me ne andrei via offesa! È di corsa! Se solo potessi! Ragazzi, tutti in caffetteria! Offro io! Vuoi dire che non hai perso i soldi del pranzo? Tu perdi sempre i soldi del pranzo! Non più! Grazie a questa... questa cintura magnetica... non perderò più nemmeno una moneta! Oh oh! Forse non avrei dovuto prendere la calamita più potente del negozio! Ti porto un panino! No! Aiutami a scendere da qui! Anzi, ripensando, ce lo prendo con prosciutto, mozzarella e carciofini. So this is it, the day I've been waiting for. Yes, this is it, you're not a child anymore. I look around, not sure if I wanna grow. Bolle! Alice? Sei ancora arrabbiata per il mio scherzo? Ma no, figurati! Mi hai solo rovinato la vita! Non starai esagerando un pochino? Per colpa tua ho rovinato il mio record di puntualità! Quindi non mi ammetteranno mai al centro spaziale universitario! Quindi non diventerò mai un astronauta! Quindi, tanto vale lasciar perdere la scienza per sempre! Nick, per colpa tua abbiamo perso la migliore studentessa di scienze che questa scuola abbia mai avuto. E considera che qui ha studiato anche Albert Einstein. Ok, ok. Dopo scuola vado a parlarle. Dopo scuola ci sono le Olimpiadi della Scienza. Quindi... vedi di sistemare la cosa adesso o considerati in punizione a vita. Tim, Tom! Aiuto, sono bloccato! No? Ma quanto ti piaccio? Sono carina? No, tu sei più carino. Scusa Rudy, vuoi lasciarmi un po' di privacy? Mi piacerebbe! Ho un'idea. Scusa un attimo, Justin. Cosa? Sono la tua pasticcina, Ina, Ina, Ina? Posso ancora sentirti?
Secondo te Alice ci cascherà? Certo, lei adora curare malattie misteriose. Stia a vedere. Ah, aiuto! La peste! Chi mi salverà? La vita! Se solo ci fosse una scienziata in grado di curare questa malattia rarissima ed estinta da secoli! Non guardate me, io non sono più una scienziata. Ma solo tu puoi salvarmi! Questa è marmellata! Brava! Genio! Ti è venuta voglia di tornare alla scienza? No, ma mi è venuta fame! Prendetela, mira gente! Coraggio! Giocate tutti al Centra Rudy! Altre 20 palle, facciamo 30! Punti a chi lo prende in pieno. Pietà! Stai fermo, Rudy, e sì, uomo! Quando ero campionessa di baseball facevo tutti strike. Questo sandwich sa di sogni infranti. Nick, manca pochissimo alle Olimpiadi della Scienza. Sarò costretto a mandare Justin al posto di Alice. Mi piace la scienza. Beh, non pensavo che sarei arrivato a questo punto. Che ho fatto mi fa soffrire. Perdonami. Non attacca, Nick. La vecchia Alice ha lasciato la Terra a bordo di un'astronave chiamata. Nick, è solo colpa tua, Rivellini! Nick, mancano 10 minuti. Considerati pure espulso. Presidente Spencer, non lo faccia! La scongiuro! Quello che ho fatto mi fa soffrire! Aiuto! Qualcuno mi faccia scendere! Non ce la faccio più! Ah, già! Sì! Ce l'ho fatta! Si va a cena! Alice non rinuncerebbe mai a un incontro ravvicinato con un alieno. È il momento del travestimento! Eccola! Nascondiamoci! Perché è tutto buio? Ciao, Alice! Chi sei? Come sai il mio nome? Ti conosco da sempre! Un'entità onnisciente dallo spazio! Vieni in pace? No, vengo per le banane. Mi serve energia. Capisco. Banane, potassio, fosforo. L'energia del futuro! Ma perché non sei alle Olimpiadi della Scienza? Conosci le Olimpiadi della Scienza? Ma certo! E ti chiamo tutti per te. Forza, Alice!
Ho compreso il tuo messaggio. Oh, intelligenza superiore, andrò alle Olimpiadi della Scienza e vincerò! Ok. Ciao, ciao! Ottimo lavoro, Nick! L'hai convinta! Ma come hai fatto a illuminarti in questo modo? Quale modo? Io sono arrivata adesso! Ciao, ciao! Mi piace proprio la scienza!